Eravamo rientrati nell'anno 1936 dalla Francia e i miei avevano lavorato all'allevamento di bestiame. Mio papà conduceva una cascina con 60-70 capi e mia mamma invece faceva il formaggio brie, quel latte che mio papà già negli anni 1931 mungeva con le macchine automatiche, non a mano come in Valle d'Aosta. Rientrati nel 1936, i miei avevano un gruzzoletto e anziché fare gli agricoltori come avevano prima di andare in Francia, si sono adibiti a un commercio. Praticamente mia mamma aveva un'osteria e un commestibile e mio papà avrebbe dovuto entrare alla Cogne per avere uno stipendio come molti valdostani avevano. Molti valdostani avevano sia il lavoro alla Cogne che due o tre mucche in abitazione per poter arrotondare quello stipendio. Però per entrare alla Cogne ci voleva la tessera fascista, che mio papà non voleva prendere perché era antifascista, così che mia mamma, visto perché per l'attività aveva frequentato la scuola commerciale e aveva avuto il diploma, e si è iscritta al partito Donne Fasciste, così anziché avere papà la tessera del fascio, l'aveva presa mia mamma per prendere l'attività commerciale.